ragazzi, oggi andremo a preparare una ricetta tipica della mia terra, il pasticciotto leccese, perché nel pieno spirito sportivo la buona tavola non deve mancare mai. E per tutti coloro che sono preoccupati per la dieta e le calorie, metto in avanti l'informazione che un pasticciotto singolo conterrà circa 400 kcal. Quindi si può considerare quasi un pasto completo. Da un punto di vista nutrizionale, sicuramente. Da un punto di vista calorico, una colazione abbondante o un pasto leggero. Allora, la ricetta che andiamo a vedere oggi è la pasta frolla salentina utilizzata principalmente per fare torta pasticciotto e semplici pasticciotti. Quindi, vi lascerò in descrizione le quantità. Adesso andiamo a vedere la fase operativa. Quindi, prima di tutto, prendiamoci la nostra farina. Farina che può essere tranquillamente la più comune, triticum estivum, quindi grano tenero, grado di raffinazione 00. Come potete vedere, abbiamo già predisposto un po' di pasticciotti utilizzando la pasta frolla precedente, quindi eravamo già con le mani indaffarate. Adesso ci concentriamo sull'utilizzo della farina, dello zucchero e degli altri ingredienti per fare la base della pasta frolla. Parlo al plurale perché io vivo in un'abitazione condivisa, quindi quello che preparo poi lo faccio gustare anche alle persone che vivono con me. E allora andiamo a pesare la farina. Devono essere 500 grammi di farina. Spero che non si veda la marca della farina, perché altrimenti poi dovrò ritoccare il contenitore sulla bilancia. Segna circa 400, adesso arriva, ecco, siamo intorno ai 500. Vi faccio vedere che ho esagerato un pochettino. Possiamo rimuovere con il cucchiaio eventualmente, ma piccole deviazioni dalla quantità normale sono considerate comunque accettabili. Ecco qua. Prendiamo un po' e andiamo a rimettere nel nostro sacchetto. Ora siamo a 500 precisi. Tenete conto che la mia è una bilancia normalissima da cucina, quindi non è che sia certificata per spaccare il grammo al millesimo. In cucina la chimica che facciamo permette comunque una certa tolleranza sulle masse. Prevedo di preparare 1 chilo di pasta frolla, però lavoriamo adesso con mezzo chilo iniziale e poi ripeterò, diciamo, questa fase una seconda volta. Prendo lo zucchero, anche in questo caso normalissimo zucchero semolato. In un altro video vi farò vedere le eventuali deviazioni dalla ricetta standard, quella classica. Per ora usiamo zucchero semolato normale. La quantità è 200 grammi, fino a 250 potete arrivare. A me piace zuccherare di meno, quindi mi fermerò un pochettino vicino ai 200. Ecco, ora siamo a 195 e direi che per me va più che bene. Poi le uova, due uova intere che ho preparato qui a fianco. Prendiamole subito. Allora, con un riferimento al burro, deve essere a temperatura ambiente, quindi io adesso l'ho preso dal frigorifero, come capita quasi a tutti noi, e ho il problema di utilizzarlo perché per fare la pasta frolla il burro non deve essere duro e non deve essere neanche sciolto completamente. Allora, cosa faccio?
Mi vado a pesare la mia massa, che sono 200 grammi di burro per mezzo chilo di farina. E uso il microonde a bassa intensità per renderlo morbido. Andiamo quindi ad aggiungere innanzitutto questo pezzetto che mi era avanzato dalla preparazione precedente. Sono 50 grammi giusti giusti. E poi apriamo la nuova confezione da mezzo chilo che c'è qua. Quanto burro serve? 200 grammi, quindi io adesso dovrò andare a misurare e tagliare con il coltello la massa più o meno indicativa pari a 200 grammi, ve lo faccio vedere qua, più o meno. Ecco, con un bel santoku, un bel coltello che io uso per mille usi, è il più versatile che ci sia. Più o meno questi sono 50 grammi a occhio, 100 grammi dovrebbero essere sui 200 grammi la terza tacca. Andiamo ad incidere quindi. Ecco, e a pesare. Ecco qua. Bene, la quantità è misurata a 208 grammi. Essendo che nella ricetta ci possono essere delle oscillazioni, io consiglio sempre di provare a impastare per vedere la consistenza della pasta frolla. Quindi mi fermerò con 208 grammi, li vado a rendere morbidi e poi vi faccio vedere il risultato dopo aver impastato. Dal momento che si impasta a mani nude e non occorre minimamente nessuna tecnica segreta per l'impasto. Quindi mi raccomando, unghie corte, evitate di avere bracciali, anelli, cose di questo tipo. Lavatevi le mani e iniziate, se volete seguire in diretta la preparazione e farla insieme a me, a impastare. Allora, considerando la temperatura di un frigorifero, io ho utilizzato la funzione scalda tisana e in 30 secondi ha raggiunto la consistenza desiderata. Vi faccio vedere il dito come affonda. Deve avere una consistenza morbida di questo tipo. Ok? Non deve essere più dura, ma non deve essere neanche più morbida. Allora, ragazzi, abbiamo messo tutti gli ingredienti insieme. Adesso procederò a impastare con le mani. Il consiglio che vi posso dare è magari tenere il burro a temperatura ambiente, quindi se non avete fretta potete evitare di usare il microonde e lasciarlo scaldare a temperatura ambiente, vi diventerà morbido comunque così. Se invece vi trovate in una giornata fredda invernale, magari in casa la temperatura non è poi così alta, un giro brevissimo di microonde vi aiuterà sicuramente. Ma è meglio chiarire, il burro non si deve sciogliere. Ed ecco che in meno di 5 minuti una prima massa ancora non pronta perché va ulteriormente lavorata, è qui davanti ai nostri occhi. Questa massa chiaramente va lavorata con i guanti, in lattice, o in itrile se vi trovate in un esercizio commerciale. Quando siete a casa potete fare quello che volete, quindi le regole base dell'igiene sono quelle che dovete rispettare. Ripeto, unghie corte, niente braccialetti che possono sporcare, niente anellini. Ecco, nel mio caso io porto effettivamente un braccialetto.
e da quest'altra parte vedete ho anche un orologio, ma non prendono contatto con l'impasto perché ormai ho sviluppato una certa manualità. Quindi vi faccio vedere, anche per assaggiare un po' la consistenza che deve avere l'impasto. Consistenza dell'impasto è legata anche un po' alla manualità che bisogna avere, quindi vi suggerisco di esercitarvi più volte per ottenere un buon risultato. Diciamo che in 5 minuti di lavorazione l'impasto risulta abbastanza omogeneo. Però non è ancora pronto pronto perché bisogna aggiungere poi gli aromi e il lievito Bertolini, il lievito chimico di qualsiasi marca, insomma. Ecco qua. Per chi fosse interessato, insomma, al braccialetto nero che indosso, sappia che è un misuratore molto affidabile della pressione arteriosa. Quindi mi misura ogni ora 5-6 volte la pressione del sangue e mi fa sapere, insomma, se i livelli sono normali oppure se sta salendo o se è troppo bassa. Quindi magari più avanti in un video vi andrò anche a illustrare questo prodotto che devo dire uso da un anno e trovo molto 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 utile. Ecco che ci siamo. L'impasto ha assolutamente la consistenza desiderata. Facciamo una bella pallina e lo mettiamo da parte. Ecco qua. Vado a prendere il lievito chimico e gli aromi. Allora, nella ricetta classica del pasticciotto leccese, la pasta frolla ha un aroma di vaniglia, quindi noi andremo ad utilizzare vaniglia. La vanillina, il principio attivo che si utilizza comunemente per aromatizzare, è molto gradito a me perché è una di quelle poche sostanze che quando si prende così in busta è identica a quella naturale, quindi sarà pure di sintesi di laboratorio, ma la vanillina è una molecola identica. A volte invece capita che per altri aromi si utilizzino degli additivi che vanno a mimare il sapore, per esempio di arancia, di anice, eccetera, senza però contenere le vere essenze e quindi ingannando così i recettori gustativi. Trattandosi di sostanze ottenute sempre non naturali, preferisco, se posso, usare la vaniglia o buccia di frutta oppure prodotti che so essere essenze di oli. Allora, prendiamo la bustina. Qui so che molte persone di solito la setacciano. Vi posso assicurare che è del tutto inutile. Potete versarla tutta quanta così e poi manipolare l'impasto. Si distribuirà in maniera omogenea comunque. L'importante è manipolarlo il numero di tempo adeguato. Quindi ci rivediamo tra qualche minuto. Ecco che abbiamo impastato la vanillina e tra poco ci apprestiamo anche a mettere il lievito chimico. Di solito il lievito chimico va messo a ridosso della cottura, ma non in questo caso, perché potremo andare a refrigerare eventualmente la pasta frolla e utilizzarla nei giorni successivi. Addirittura la pasta frolla si può congelare senza nessun problema. Quindi prendiamo qui la nostra pasta frolla, che nel frattempo più manipolate più si ammorbidisce. Se non raggiungete questo grado di morbidezza, può essere che la farina che usate, per esempio se decidete di usare la farina di semola di grano duro, l'impasto richiederà più grasso perché assorbe più acqua, assorbe anche più grasso. La consistenza della pasta frolla è diversa. Stiamo dicendo una bestemmia, un'eresia per chi è amante della tradizione, ma sostanzialmente qualsiasi farina
di grano può essere utilizzata per fare una pasta frolla. Non è richiesto che abbia una forza particolarmente elevata, anzi, diciamo che una farina comune, la più economica, andrebbe già bene perché qui non c'è una elasticità richiesta come per quando si fa la pizza. E ora, la farina di semola di grano duro di solito si usa per fare pane, focacce e pasta, ma vi assicuro che non andrebbe a male l'impasto se voi decidete di utilizzarla per fare questa cosa. Dovete soltanto adeguare gli ingredienti. Ma noi rimaniamo fermi alla tradizione e quindi vediamo un poco di procedere per vedere poi il risultato finale. Il risultato finale che è lì perché vi faccio vedere un pasticciotto pronto per essere già infornato. Questi ora li vado a mettere io nel frigorifero perché farò un'unica infornata. E questi sono i pasticciotti preparati in precedenza che sto andando a mettere nel forno. Continueremo ad aggiungerne degli altri lavorando con l'impasto. Eccoci qua. Allora, resta da aggiungere il lievito. Quindi vado di nuovo a inserire l'impasto nella mia bowl per aggiungere il lievito. Ecco qua. Anche in questo caso non c'è bisogno di setacciarlo, tranquilli. Lo potete versare tutto insieme, che così per voi sicuramente sarà più agevole. E quindi amalgamate a sufficienza per distribuire il lievito in tutto l'impasto. Questo sì, è fondamentale, ragazzi. Ed ecco che l'impasto è quasi pronto. Abbiamo immesso tutte le polveri. Anzi, a proposito di polveri, vi voglio suggerire un altro piccolo segreto. Ed il segreto è che la parte liquida va messa per prima e poi, dopo aver unito tutte le parti liquide in una ricetta, così come di solito è anche in un laboratorio di chimica, e aggiungiamo le polveri. Mai l'opposto, mai i liquidi alle polveri, sempre l'opposto, le polveri ai liquidi e poi amalgamate tutto. Questo pezzetto di pasta frolla che mi è avanzato prima, io lo aggiungo al nuovo impasto perché tanto sono fatti della stessa ricetta e così la consistenza risulterà ancora più omogenea. Mi vado anche a spingere un pochettino oltre per spiegarvi il perché è necessario utilizzare dei guanti quando si lavora in un esercizio commerciale. In un esercizio commerciale le persone che lavorano sono assunte da poco, le persone che lavorano hanno diversi livelli di preparazione e il via vai necessario per fare sempre cibo è tale che le contaminazioni sono molto molto più frequenti, sia quelle crociate sia quelle dirette. Per questo motivo l'utilizzo dei guanti aiuta, perché voi pensate se una persona deve lasciare quello che sta facendo per andare in bagno, oppure per rispondere al telefono. Pensate se su questo piano di lavoro di fianco a me ci fosse qualcuno che sta preparando un'insalata o una bistecca al sangue. Non si può ragionare in questi termini. Quindi, chiaramente piani di lavoro separati per preparazioni diverse e l'utilizzo dei guanti anche per evitare che so, la presenza di un pelo all'interno dell'impasto, cosa di cui ci possiamo tranquillamente affrancare quando siamo nella quiete domestica, perché la presenza di un pelo, diciamo, è più un fatto estetico che un fatto igienico. Invece la presenza di unghie sporche, la presenza di goccioline di saliva che possono finire soprattutto nel periodo di emergenza pandemica, questa cosa era molto sentita nell'impasto, eccetera, potrebbero allarmare un pochettino. Però teniamo anche presente che molte delle preparazioni che facciamo poi si cuociono. Ecco, questo per tranquillizzare anche i più ansiosi, eccetera, eccetera.
Quindi l'utilizzo dei guanti è una cosa che è giunta anche in seguito alla globalizzazione, perché diciamo la quantità di materia necessaria, di materia prima, quindi panini, pasticciotti in questo caso da produrre, è diventata esponenziale. E non si hanno i tempi per rilassarsi alle volte. Quindi avere i guanti aiuta. Pensate anche alle persone che soffrono un po' di dermatite alle mani, no? E che usano le creme o semplicemente l'henné sulle unghie. Sono tutte cose che non è possibile fare se si lavora a mani nude. Capite quello che intendo? Fatene tesoro. Io ho maturato questa esperienza perché, come profilo di studi, sono un biologo molecolare, quindi ho scelto, dopo essermi abilitato all'esercizio della libera professione, la strada dell'insegnamento e quindi ho lavorato negli alberghieri per tanti anni. Ora non lavoro più negli alberghieri, ma la passione per la cucina, così come per il trekking, l'avete già potuto osservare in altri video, mi è rimasta. Sono una persona dinamica, vivace e versatile, piena di risorse, autosufficiente ed è queste mie abilità che voglio trasmettervi, che poi non ci vuole tanto, ci vuole solo voglia di fare, pazienza. Io quando cucino addirittura mi rilasso perché evito di pensare. Quindi chissà, potrebbe tornare utile anche a qualcuno che mi segue sul canale. Fare altrettanto, intendo. Bene. L'impasto è pronto, possiamo prenderlo e ancora una volta metterlo da parte. Ora si tratterà soltanto di utilizzare delle forme, come quelle che vi ho fatto vedere prima, per preparare i pasticcini e poi metterci dentro la crema. Crema che effettivamente io ho già preparato, quindi vi farò vedere poi in un altro video. Proprio per non appesantire la visione del primo, perché la pasta frolla può essere usata anche per altre cose, quindi potrebbe non interessare vedere la crema a chi adesso sta guardando questa parte. Allora, nella ricetta tradizionale, la pasta frolla alla vaniglia è accompagnata da crema pasticcera limone. Crema pasticcera al limone che è già pronta, sta di là, ma vi faccio ora vedere come gli stampi si devono preparare. Allora, ci sono due tecniche. La prima prevede l'uso del mattarello, voi stendete uno strato un po' sottile, ma non troppo, di pasta frolla e poi la adagiate all'interno. Vi faccio vedere. Usate una spatola di questo tipo e poi la applicate e con le ditine la fate entrare dentro, precisa precisa. Qui non si deve sbriciolare, ma se si sbriciola perché avete messo meno burro, non è un problema. O perché l'impasto appunto richiede una temperatura diversa di quella di esercizio, non è un problema, perché potete sempre, come se fosse plastilina, andare ad appiccicare lungo i bordi uno strato aggiuntivo. Strato aggiuntivo che spesso si richiede perché qui bisogna procedere ad occhio per lo spessore della pasta frolla. Se è troppo sottile, il pasticciotto si andrà sbriciolando, se è troppo spessa risulterà duro come se fosse vecchio di giorni e quindi per questo motivo poi vi dovete fare un po' un occhio. Ora io procedo in maniera più spedita per farvi vedere un pochettino la manualità che è richiesta, però
Se dovete scegliere, fate il fondello del pasticciotto più spesso rispetto alla copertura superiore, perché questo vi aiuterà molto, sia in fase di cottura che di manipolazione, poi una volta freddo da servire. Il fondello assorbe, quindi se la crema pasticcera è un pochettino più calda e non avete avuto tempo di aspettare, ma anche lì vi insegnerò come fare, perché si può fare un bagnomaria nell'acqua fredda, lo mettete in ammollo, la bullo e la mettete in ammollo e vedete che subito si raffredda. Ecco, come vedete, pasticcino è con la sua base ormai pronta. Questo video mi giunge gradito farlo anche perché molto spesso si ritiene che i maschietti non siano tanto portati per la cucina, c'è questo pregiudizio di fondo forse, no? In realtà io personalmente sono maschietto e mi sono sempre riuscito un po' in tutte le cose che mi proponevo di fare. Quindi credo che la cosa più importante sia la forza di volontà e poi bisognerebbe abbattere quei luoghi comuni dove la cucina sia esclusivamente il regno delle casalinghe, insomma, a prescindere che esistono i casalinghi uomini, ma io lavoro e, come vedete, mi diletto un po' in tutto. Ecco, ora si tratta di divertirsi a cesellarlo, ma la base è fatta, non c'è da fare altro. Mettiamo una briciolina più qua e voilà. Allora uno potrebbe dire, ma dentro sembra arlecchino, ci sono le pezze attaccate. Vi assicuro che quando lo mangiate non ve ne accorgete. L'importante è che non ci sia uno spessore troppo disomogeneo. Quindi si procede con il successivo, ma questa volta vi faccio vedere l'altra tecnica, tecnica che però porta un pelino ad avere un impasto un po' più spesso all'interno. Ecco, ve lo faccio vedere così. Io ho messo una pallina, come se fosse Pongo, DAS, una pallina di plastilina, diciamo, no? Come se fosse la plastilina dei bambini, e la vado a lavorare con le mani. Io sento il fondo mentre la sto facendo e so se devo aggiungere altra pasta frolla oppure no. Se ne ho aggiunta troppa, qual è il problema? Vi faccio vedere. Ecco che adesso ne ho aggiunta veramente troppa. Ma non è un problema perché man mano che io la modello, lei copre i bordi, vedete? E man mano che copre i bordi e io cerco di fare uno spessore omogeneo, lei esce. Quindi non devo fare altro che creare lo spessore omogeneo anche del mio fondale. Ecco. Una volta che c'è questo bordo di troppo, attenzione, dito, magia, magia, si toglie facilmente, non c'è nessun problema, anzi, consentitemi, si procede anche in modo più spedito. Chiaro che qui il fondo non può essere omogeneo, quindi va ancora lavorato, lo sentite con le dita. E poi con la manualità che si acquisisce, i primi pasticciotti non vi potranno uscire bene perché lo spessore sarà più spesso, più disomogeneo, insomma. Ma poi, piano piano, conoscendo voi stessi, quello che sono le aspettative e la lavorabilità del prodotto, il gioco è fatto veramente. E si toglie ancora l'eccesso in questa maniera. Pasticciotto leccese, perché facciamo il pasticciotto leccese come primo dolce di questo canale che nasce con vocazione sportiva? Beh, perché gli sportivi mangiano, chiaramente, ma anche perché io sono di origini leccese. Quindi, essendo vissuto lì fino all'età di 27 anni, ho mantenuto, insomma, il mio legame con le tradizioni del posto, la ricetta. E scendo spessissimo tutte le volte che posso. Adesso io vivo a Verona, ma
Le origini non le ho mai dimenticate, chiaramente. Ecco qua, ci siamo praticamente, ormai il gioco è fatto. Anzi, voglio fare ancora di più, voglio suggerirvi di andare a visitare la mia terra. Il Salento è meraviglioso perché disponiamo di due mari a poca distanza che possiamo visitare facilmente, e quando uno è agitato l'altro è sempre calmo, la gente è molto calorosa, socievole, tutto si può dire del meridione tranne che siamo freddi, assolutamente, semmai è l'opposto. E abbiamo il sole che bacia la nostra terra 7 mesi all'anno. Voi direte, ma se ti piace tanto il Salento, perché non vivi più lì? Perché te ne sei andato? E la risposta non è così semplice, perché dovete contestualizzare al periodo storico. Io quando ero di 27 anni, mi dovetti spostare perché dovevo cercare lavoro, come tutti praticamente. E nel mio girovagare ho vissuto a Milano, ho vissuto sul lago di Garda, prima di approdare qui a Verona. Quindi, una volta trovato il mio lavoro, quello che desideravo fare, eccetera, eccetera, gli anni sono trascorsi, io ho iniziato a radicarmi nel territorio e chiaramente una volta che mi sono costruito il mio piccolo ambiente, il mio piccolo impero, che iniziavo a guadagnare qualcosina, lasciare quello che mi ero costruito tanto faticosamente per tornare giù, era difficile, insomma, perché sarei dovuto ricominciare da zero. Quindi eccomi qua giù, mi trovo molto bene a Verona, mi piace la città. Mi piace la tranquillità del posto e anche la cucina che c'è qua giù. Siamo al terzo pasticciotto e ragazzi, è una prova di pazienza. Dovete assolutamente avere pazienza, altrimenti il lavoro non esce fatto bene. Quindi oggi è una domenica. Io ho scelto di passare questa mezz'ora insieme a voi, che poi in realtà il video magari durerà anche un po' meno di mezz'ora, e nella pratica invece sarà stata più di mezz'ora perché c'è la fase della cottura e della preparazione della crema. Però ecco, come diceva la mia nonna, dove c'è gusto non c'è perdenza, quindi se una cosa vi piace farla, perché non farla? Sono sicuro che se seguirete questa mia ricetta e seguirete anche i consigli di manualità, resterete soddisfatti. E se restate soddisfatti, allora perché non iscrivervi al canale? Così aiutate anche me a crescere con questa attività che nasce come un hobby, che faccio nei ritagli di tempo, ma che devo dire mi diverte veramente tanto. Ecco qua. Quindi la prima tecnica, quella di creare una sfogliatina, la suggerisco a chi è ancora alle prime armi. A tutti gli altri invece suggerisco la seconda perché è molto più rapida e molto più comoda. E poi io la trovo anche rilassante perché pasta è spugnosa, insomma, come quelle spugne che vendono antistress. Avete presente? Ecco la stessa cosa, col vantaggio che non state sprecando il vostro tempo perché vi state cucinando un ottimo piatto, un ottimo dolce.
Eccoci qua. Anche questo è praticamente fatto. Andiamo a togliere l'eccesso. Ora, i pasticciotti richiedono, dopo una volta chiusi, di spennellare sopra del tuorlo. Ora, per voi io lo farò in diretta, però è una fase che serve solo per colorare e per dare una indicazione del grado di cottura quando si trova nel forno. Nella, diciamo, pratica quotidiana io non lo faccio, non applico il tuorlo sul pasticciotto e non serve minimamente per saldarlo. Forse, aiuta a evitare le crepe, ma di grandi problemi non ce ne sono se fate attenzione alle tempistiche di cottura. Ecco qua. Ok ragazzi, questa è la crema pasticcera che avevo preparato prima e alla quale dedicherò un video apposito. Adesso le formine sono tutte pronte, quindi si tratta di riempire i pasticcini. Andiamo con il primo. Si prende una piccola quantità di crema pasticcera che essendo che va cotta 2 volte, meglio che sia bella budinosa, densa così, perché altrimenti perdendo vapore porterà il pasticciotto a spaccarsi o peggio ancora il pasticciotto potrebbe anche risultare vuoto perché perde volume la crema pasticcera. Invece in questa maniera stiamo tranquilli che è bello pieno. Vedete? Ve lo faccio vedere. Ecco. Più o meno la quantità è questa. Quindi la consistenza della crema pasticcera è fondamentale, ma tranquilli fino a un certo punto. Questa si è rappresa particolarmente perché è proprio fredda. Se non è ancora budinosa, ma ha la consistenza per scrivere, come si dice, va più che bene. Eccoci qua di nuovo. Questo pezzetto di troppo, così basta. Ecco qua. Prendiamone un altro. Poi in diretta chiaramente faremo la prova dell'assaggio per vedere come sono usciti. Io la verità in questo caso limone non ne avevo, ho messo l'arancia. Ma è uguale, cambia, non è la ricetta originale, cambia poco però. Prendiamo questa formina che sta dietro. La consistenza di questa crema pasticcera non è proprio da manuale, vero? Perché dovrebbe essere più pronta per scrivere, vero? Però tranquilli perché scaldandosi e cuocendo una seconda volta si liquefa. E quindi poi la consistenza interna cambia una volta che il pasticciotto è cotto. Cosa appare adesso? Adesso vi faccio vedere. Togliamo la crema pasticcera, asciughiamo un attimo qui perché c'è un po' di acqua. Quindi andrò a prendere uno straccetto. E adesso prendiamo di nuovo la nostra amica pasta frolla e questa volta sì, dobbiamo realizzare uno strato sottile perché va a posto come copertura. Tranquilli, ci vuole una manualità in più, ma non è un problema se anche qui si dovesse spaccare. Vi faccio vedere come lavorarlo. Allora, con questo attrezzo, la spatola, raccolgo e capovolgo di sopra. Con la mano a coppetta premo. E vedete che già si sta staccando da solo. Quindi
Premo un po' di più lungo il bordo e magicamente i pezzi aggiuntivi che si staccano non servono più e vanno via. Chiaramente ci vuole un po' di tempo e di manualità, quindi insisto, anche perché deve uscire l'aria, sentirete proprio scoppiettare, l'aria interna si riduce al minimo possibile. La crema pasticcera si comprime. È importante che esca l'aria, eh? E come abbiamo fatto questo pasticcino, andremo a fare tutti gli altri. Mi raccomando, assicuratevi che il bordo combaci con la pasta frolla che sta tutta intorno, perché è questo che fa da collante e va a chiudere il pasticciotto. Tante volte nelle lounge VIP degli aeroporti, dove offrono pasticciotti o altri dolcetti in pasta frolla, io mi ritrovo a assaggiare pasticciotti con il cappuccio che si stacca e chiaramente non si può vedere una cosa simile perché ha a che fare proprio con le basi di pasticceria. Va compresso e chiuso. Tranquilli, si stacca da solo perché a quanto burro abbiamo messo. E mi raccomando, non sostituite il burro con la margarina, perché come i miei studenti sanno, la margarina fa male più del burro. Quindi io procedo con il secondo pasticcino e noi ci vediamo più tardi. Ecco che ho steso l'impasto della seconda ondata, vedete che si è arricciato un pochettino qui, non è un problema, si sistema e si applica di sopra. La procedura è sempre la stessa. Premete perché deve uscire l'aria, ripeto, lo sentirete proprio scoppiettare. Eliminate gli eccessi e il gioco è fatto. Solo un po' di pazienza e poi verrà la parte dolce, quella dell'assaggio. Poi io per tenere la telecamera sto a tratti lavorando con una mano sola, voi sicuramente potrete procedere in maniera più spedita. Se vi rendete conto che magari c'è troppa aria, magari perché la consistenza della crema non fa al vostro caso, magari è calda e pensate che sia troppo liquida e quindi evaporerà molto liquido, usate un punteruolo di questo tipo, fate un forellino e basta, perché da lì gli offrite la via di fuga al vapore. Vi faccio vedere di nuovo come stendere l'impasto. Ecco qua. Effettivamente questa operazione di compressione del cappuccio è agevolata se uno ha una mano bella grande come la mia, ma la cosa che fa la differenza è la pratica, quindi vi invito a esercitarvi e vedrete che riuscirete a farcela tutti voi.
Ecco qua, facciamo un altro buchetto. Allontaniamo un attimo la formina perché devo avere spazio per stendere di nuovo l'impasto. Se vi capita, come in questo caso, di averlo posto male, provate a tirarlo. Se non viene, potete sempre appiccicarci qualcosa, tipo io adesso ho staccato questo e lo vado a mettere qui per compensare il punto che non avevo coperto prima. Nella fase della compressione si va a uniformare anche il punto in cui avevamo messo l'aggiunta. E ulteriormente accadrà ciò durante la cottura, perché un pochettino si gonfia grazie al lievito che abbiamo aggiunto. Lievito che per ora non sta reagendo perché ha bisogno, uno, di elevata temperatura, due, di acqua. Quindi, non essendo la torta di carote che è piena d'acqua, essendo un impasto abbastanza secco, il lievito chimico sta lì. Per questo lo possiamo aggiungere con largo anticipo rispetto alla cottura e non ci saranno problemi. Ecco qua. Ne restano tre. Li voglio fare tutti e tre insieme a voi. Se scrivete nei commenti, insomma, io volentieri, a tempo mio, non subito, vi rispondo. Così vi tolgo eventuali dubbi che potreste avere sulla preparazione o ascolto eventuali necessità, tipo voglio vedere una variante del pasticciotto. E lo stesso anche per i video di trekking. Se voleste, come dire, vedere un posto in particolare, possiamo mediare volentieri. Mi recherò nei limiti delle mie possibilità dove voi mi scriverete. Ok, siamo quasi addirittura di arrivo, ragazzi. A questo punto io mi allontano un attimo solo per portarmi avanti e accendere il forno in modo tale che possa poi accelerare. Tiro fuori la leccarda e metto 175 gradi, ma la temperatura di forno ventilato è relativa anche al forno che usate, quindi se voi volete essere sicuri dovrete fare delle prove con il vostro forno. Tranquilli, non serve un forno professionale, questo è un semplice forno casalingo. Quindi, ecco, io ho impostato questa temperatura per un forno ventilato, 25-30 minuti circa di cottura, ma inutile, i tempi di cottura variano in base al forno che avete e al tipo di impasto che riuscite a creare, eccetera, eccetera. Quindi farete le vostre prove. Nel frattempo il mio telefono mi costringe ogni tanto a premere dei bottoni perché dice che la batteria sta per finire. Spero che comunque questo non crei disagio. Allora, ne manca uno solo a quanto pare. Allora, io finisco da solo per risparmiare la batteria e ci vediamo dopo. Ok, ragazzi,
Nel frattempo io ho preso un uovo e ho separato l'albume, che non mi serve, farò una frittata, dal tuorlo, che nella ricetta originale, come vi dicevo, va spennellato sopra. Quindi lo rompiamo, lo amalgamiamo con un pennello, che in questo caso è molto molto comune, un pennello di silicone. Ecco qua, andiamo a spennellarlo di sopra, ma solo come indicatore di viraggio, per dare un colore. Non serve assolutamente a niente durante la cottura. Andiamo a sfatare delle misconcezioni, per usare un linguaggio tecnico, e spostiamoli, perché piano piano lo spazio diminuisce. Ora io vado a spennellare questi sette che ho qui, vado a prendere gli altri che sono nel frattempo in frigorifero, così da portarli un pelino a temperatura ambiente. Allora, questo ha un po' di tuorlo di troppo e lo spalmiamo meglio. Più siete omogenei in questa fase, più il colore del pasticciotto sarà quello bello, originale. Mi raccomando ad avere un occhio durante la cottura, in modo tale che non si cuocia troppo, deve rimanere friabile, morbido. Ecco. Ancora quest'ultimo e ci salutiamo. Bene, a più tardi. La posizione è, come vedete, a metà nel forno. La temperatura è stata impostata intorno ai 175 gradi, il tempo su per giù 25 minuti, ventilato. Ne ho messi dentro anche 4-5 senza uovo, perché useremo la ganache per ricoprirli. Allora, siamo qui con i pasticciotti che sono stati appena cotti. Vi do il dettaglio di uno di essi. E il nostro obiettivo adesso è farcirli con la glassa superficialmente. Il pasticciotto classico è già pronto così. Sarebbe uno di questi, pronto per essere mangiato. Quindi magari ne apriremo uno per farvi vedere l'interno. Io però vi voglio fare vedere anche l'utilizzo della copertura, per cui ne ho preparati alcuni senza, e vi mostro la copertura con la glassa, una ganache al cioccolato bianco e tradizionale, insomma, cioccolato scuro. Allora, come potete vedere, la ganache al cioccolato bianco è molto più liquida rispetto a quella al cioccolato scuro e tende anche a essere un pochettino trasparente. Per evitare questa cosa, subito vanno posti nel congelatore per un po'. Vi faccio vedere la tecnica per intingerli. Quindi passiamo alla ganache bianca. Prendo il pasticciotto, che come vedete è ben saldato lateralmente, non si stacca come quelli invece che vedo in alcune VIP lounge, vi dicevo, aeroportuali. Immergo, giro. E con movimento rotatorio, voilà, e lo pongo qui. Poi subito procedo con altri pasticciotti e li vado a mettere nel refrigeratore. Ecco, passiamo un attimo alla ganache al cioccolato. Vi mostro, con questo è ancora più facile, movimento rotatorio, ed ecco qua. Semplice. Corro adesso nel congelatore, ci vediamo più tardi. Siamo qui con la fase dell'assaggio e vado a incidere il pasticciotto, così vediamo in diretta l'interno. Come vedete, in questo caso il critico, che sono io stesso, trova il bordo un po' troppo spesso nella parte centrale.
ma sono sicuro che all'assaggio non si noterà la differenza. Tagliamo ulteriormente, anche per farvi vedere che non si sbriciola troppo. Vedete? Resta compatto. E ora c'è l'assaggio. Vediamo un po'. Allora, la crema pasticcera è liquefatta, quindi non si nota il fatto che prima fosse solida, e si sente molto il limone, quindi io sono soddisfatto perché la pasta frolla è morbida e non si ferma in gola come a volte accade quando l'impasto è troppo secco. Quindi io direi che l'esperimento è riuscito e vi saluto rimandandovi al prossimo video. Ricordatevi di iscrivervi al canale. Ciao!